amici, benvenuti in questo nuovo unboxing della Scroller Box. Guardate, Ellie mi stava scocciando da giorni, non vedeva l'ora di fare questo unboxing, via quella mano, e non vedeva l'ora di dirmi: guarda, voglio fare l'unboxing, ti prego, voglio disegnare, ho un sacco di belle idee in testa, via quel dito. E alla fine ho detto: va bene, dai, facciamo, proprio perché me l'hai chiesto con tanto ardore. La caramella però no, perché si sa... è l'unica cosa per cui lo faccio. Ed eccola qui, guardatela che bella. C'era scritto black, io mi aspettavo qualcosa di più scuro e invece è color rosa, direi, rosa chiarissimo. Deve essere tipo vecchia di 70.000 anni. Buona fortuna, veramente. Ma la caramella non è una chewing gum, vero? No, è buona, non so già. No. No, mi sono lavata i denti, no? Se c'è un po' di carta è più buona. C'è un po' di carta? Può darsi. Tanto non si capisce. No, è buona, mi piace. Guarda, a proposito di carta, ho un intero quaderno qui da poter riempire con tutte le tue future opere d'arte. No. Sì, da dove in poi... Sono in pensione. Non sei in pensione, cosa vai in pensione? Mica c'è l'età della pensione. Lo so, ma questa caramella mi sta facendo invecchiare. Allora, adesso ascolta molto attentamente l'unboxing di oggi, così almeno potrai capire cosa devi fare. Allora, il tema di oggi è l'occhio della natura. Infatti io ho disegnato questa donnina albero e tutti i fiorellini sarebbero i suoi occhi della natura. È inquietante! Non è inquietante, sono fiori, fiori che ti guardano, ok? Come si fa a fare queste cose? Allora, qui abbiamo a disposizione tutte queste matite di sfumatura diverse, ovvero quelle... Le avevo messe da in ordine da quella... Guarda, ho messo tutte nere! Ma cosa? Spegni tutte le scritte! Non si spegne niente. Allora, qui abbiamo la 2H, che è quella che fa il tratto più sottile e più duro, fino alla 8B, che è quella che fa il tratto più spesso, tipo carboncino. Poi abbiamo una penna nera, che purtroppo però non scrive su questo tipo di carta, quindi devo farla usare altrove, una penna arancione, una gialla e una penna bianca. Visto che stiamo parlando di chiaroscuro, vorrei farvi vedere una pagina del mio segretissimo album da disegno. Eccola qua, qui ho preso un appunto riguardante il chiaroscuro. Questo qui potrebbe essere una forma qualsiasi, tipo un muscolo. O un fagiolino, quello che volete. Allora, quando fate il chiaroscuro, che vuol dire fare una parte più scura e una parte più chiara, con anche un punto di luce che è dove appunto la luce va a sbattere, dove è tutto più rischiarato, dovete fare in modo di mettere i dettagli più importanti alla luce, mentre la parte in ombra apposta, perché non c'è, ne importa molto, quindi usatelo anche come trucco per voi stessi. Se c'è una parte del corpo o di qualunque oggetto che non vi riesce a disegnare molto bene, mettetela in ombra e mettete davanti ciò che invece vi riesce meglio. Quindi dopo questa lezione scommetto che l'ha capito tutto. Capito tutto, certo. E puoi farmi qualcosa in chiaroscuro. Ho capito che l'unica cosa che va disegnata in chiaro è ciò che uno sa disegnare. Ciò che uno non sa disegnare lo fa più scuro, quindi io direi di disegnare così. È un'indicazione, se poi te sei mega bravo, bene, ma ci sono delle parti che vanno comunque in scuro. Che cosa? Cos'è? Che animale è codesto? Allora, è un omino. È un omino. Scusami, ma te un essere umano l'hai mai visto in vita tua, mi domando? Ok, è un omino. Sì, okay. Sì, va bene. E allora, e poi è così. Allora, io non pretendo che tu mi sappia le proporzioni degli esseri umani, ma questo è eccessivo per... Ok, è la mano. Cos'è? Ditemi che cos'è. Allora, è un omino, ecco. Ma fatto. È occhio della natura il tema di questo mese, ti ricordo? Cioè è l'omino intanto di partenza. Sì. Poi noi dobbiamo far capire, allora, ciò che uno non sa disegnare è più scuro. Non è detto che quello che uno non sa disegnare vada... Ecco fatto. Non era esattamente quello che intendevo. Perfetto. Io. Perfetto. Là, però, ecco, qui, ecco, c'è il sole. Il sole. E questo è luminoso, perché sì, lo so disegnare. Quindi non dovrebbe essere in oscurità quest'uomo, perché la luce gli arriva da qua. E ma non lo so disegnare, quindi scuro. Cappello fatto a Pikachu. Bene, allora vi vorrei raccontare una cosa. Allora, i chiaroscuri servono prevalentemente, ad esempio, per raffigurare i corpi umani. Questo, per esempio, è il mio quaderno da disegno privato, che qualche volta magari avete anche visto in qualche mia vecchia speed art. Comunque, visto che non l'avete mai visto, ve lo faccio vedere adesso. Questi sono alcuni miei disegni vecchi più di un anno ormai, però sono comunque mie esercitazioni che ho provato a fare. Non sono proprio eccezionali, però comunque ci ho provato, perlomeno. Chiederei a Luca di farmi il ritratto, perché mi sembra giusto provare a dare una figurazione anche un po' più stilizzata della sottoscritta. A te? A me. Sì, occhi, naso, bocca, orecchie, ce la puoi fare, no? No. Dai, provaci, sembra come mi vedi bella. Allora. Occhi. Sì. Gli occhi si trovano a un terzo
della faccia, mentre si trovano a metà dell'intero ovale del viso. Hai ragione, quindi devo alzare la testa. No. Ecco, so che cercando di insegnare qualcosa, io non so se si stava vedi, capendo, è al centro. Sì, ma... E poi qua ci devo mettere l'attaccatura dei capelli. Sì, all'incirca. Ecco. All'incirca, sì. Va. E poi vabbè, qui ci sono... I capelli. I capelli, esatto. 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 Bello. E poi... Sembra un uovo con la parrucca. Vabbè, poi anche i capelli un po' in giro, così. È così che mi vedi tu, eh? Beh, mi domando... Come... La mia realtà è parallela vedendo quello che disegno di solito. Molto parallela. Ok, poi vabbè, c'è il naso, che però è visto da davanti, quindi c'hai solamente... Le narici. Ecco. Sì. Esatto, proprio come Voldemort, uguale. Uguale a Voldemort. No, beh, un pochino di naso te lo metto, aspetta, tipo... No, beh, mettiamoci le labbra anche di allora, sotto. Allora, se vi interessa saperlo, secondo certi studi recenti che sono stati fatti, la bocca umana dovrebbe essere all'incirca fatta in questo modo, ovvero il labbro di sotto... Deve essere grosso il doppio di quello di sopra, se vi interessa saperlo. Ma il chiaroscuro dov'è in tutto questo? È un attimo, arriva. E beh, poi c'è anche altro ti devo fare. No, puoi fermarti, è più che sufficiente. Ah, aspetta, io finisco. E perché manca, il foglio è finito. Ah, meno male. Aspetta, ha avuto pietà di me. C'hai la mano? La mano più grossa dei piedi. Tipico. Quante dita mi hai fatto, scusa? Quelle giuste. E qua che saluti. Ciao! Immaginate me che dico ciao! Esatto. Oh, signore, perché? Esatto, aspetta, sì, diciamo che tieni in mano, infatti. Ma il chiaroscuro dove sta in tutto questo? Un attimo! Perfetto! C'è tutto adesso, sei contenta? No, la realtà è perché... C'è il chiaroscuro. Allora, in difesa di El posso dire che lui in realtà non disegnerebbe proprio così male. L'ultima volta che gli ho chiesto di farmi un ritratto è venuto fuori questo, ad esempio. Che comunque perlomeno sembra un essere umano, a differenza di... Cioè, allora, questo è quando ci si prova a impegnare, quando invece quando non quando vuole appositamente farmi incavolare. Ah, ecco cosa mancano. Sopracciglia. Già. Sei sempre arrabbiata, sempre arrabbiata. Allora, io non somiglio neanche a questa più di tanto, però almeno sembra un essere umano questo. Non vedo grosse differenze. Ma no, io le vedo. Però mi vuoi fare il favore di far vedere il chiaroscuro? Questa puntata è dedicata al chiaroscuro, tu non hai fatto vedere niente ancora. Ti ho anche fatto vedere come si fa. Allora, un po' di chiaro di scuro. Un po' di scuro. Cosa hai preso? La 6B. Va bene. Allora, sotto il collo. Sotto il collo. Sotto il collo c'è il torcicollo, quindi più scuro. Cosa vuol dire c'è il torcicollo? Sembra uno che lo sta strozzando. Ah! È enorme. Poi beh, sei un pochino più scura sotto le braccia, perché chiaramente... Perché io so disegni, li tengo, capisci? Perché sei sudata e quindi sei un pochino, ecco, scura sotto. Poi vabbè, qui sei scura sui piedi, perché è normale, e fai anche un po' d'ombra. Ok, ho capito, basta. Per farvi vedere l'ultimo esempio di chiaroscuro, che era sempre di una scroller box, magari nessuno se lo ricorda perché vi siete appena sintonizzati, avevo già provato a suo tempo a disegnare una bilancia, che adesso è sparita in mezzo ad altre sfide, ma sono sicura che da qualche parte esiste ancora, e infatti eccola qua. Questa è una bilancia fatta col chiaroscuro. Come vedete, più o meno la tecnica è questa. C'è una zona più chiara dove arriva la luce e una zona molto scura che infatti è dal lato opposto. Immaginatevi che la fonte di luce sia più o meno qui dove ho le mani io. Questa zona è completamente bianca, quelle intorno sono più chiare e dietro è praticamente nera perché la luce non arriva. Sì, ho capito che questa è arancione. Sì, questa è arancione, più o meno lo stesso colore. Guarda, questa sfida non era molto differente secondo me come oggetti. Infatti mi è piaciuta molto perché mi piace disegnare con le matite. Quindi adesso lo faccio anch'io. No, ti prego, basta. Ti prego, basta. Mi hai già fatto il ritratto oggi, mi ha fatto venire l'ansia. Adesso devo andare a prendere una camomilla, ti prego, smetti. Aspetta, bilancia, come hai fatto la tua, no? Poi c'hai i braccini. Ecco fatto. Poi... Aspetta, laggiù nel mondo! Ma è meglio, guarda, ma anche più lontano dovresti andare. Poi c'ha il cosino, ok. Piatti, si chiamano piatti. Ah, si chiamano piatti che sono piatti? Sì, puoi fare... Non è che se li fai a cuore si chiamano cuori comunque? Ah, facciamo a cuore, hai ragione. Oh, cuore. Che tenero. Ma che bello. E poi da questo lato... Simmetria, portami via! Su lato c'è una farfalla. Quella è una farfalla a casa tua, quella? Sì. Okay. Non ci sono più a casa tua allora. E poi meglio. E poi abbiamo anche la faccettina. Come la faccettina? Le antenne vorrei dire. Sì, le antenne, è giusto, la faccia di qua. Ecco fatto.
Quelle sono le chiappe, quindi. No, è la faccia. No, le altre sono le chiappe, intendo. Un sacco di chiappe. Quante chiappe ha una farfalla? Hai ragione, queste sono le chiappe, allora. Ma quante cioè, chiappe laterali? E okay. Che ne so io? Penso di averne avute a sufficienza per questo, per questa vita. Questo che cosa sarebbe, scusa? È l'occhio della natura. Questo è l'occhio della natura? Sì, stavo provando. Sei sicuro sia l'occhio della natura questo? Sì, guarda, è uguale. Wow. Preso spunto e l'ho fatto. Di tu a tre occhi della natura una volta sola. Mamma mia, questa natura spero che li chiuda gli occhi presto, perché se no si è preso un accidente. Allora, in questa inquadratura abbiamo la mia sfida, il mio ritratto numero 2 che gli darò fuoco appena verrà finita la registrazione, uno Spidget Fin disegnato e sono i Spidget Fin! Quello che vuoi è uno reale, porta qui quello reale, ecco, fantastico, e tutti gli oggetti che fanno parte della box. Allora, in questo momento c'è il caos nella nostra testa, quindi faremo meglio andare a darci fuoco immediatamente. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi. Ma come si guarda questa cosa? Sicuro che si guardi questo verso? Hai ragione. Hai ragione, manca un pezzo, ecco. Che cosa, ma cos'è? Cosa sono quelle? La faccetta. La faccia. Certo. Sì. Vedi? La faccia, le braccia e le chiappe. Un brutto vestito, a testa in giù. Vabbè, via. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questo unboxing. Adesso devo andare a unboxare i neuroni. Grazie a tutti e alla prossima con gli Eternal... Ah!